All'Agenzia Spaziale Italiana si è tenuta la prima conferenza stampa in Italia dell'equipaggio della spedizione Soyuz, composto anche dall'astronauta Luca Parmitano. Matteo Parlato lo ha intervistato. Siete riusciti a capire che cosa è successo alla sua tuta per l'incidente durante la sua seconda attività extraveicolare? Sì, assolutamente sì. Proprio poche settimane fa è uscito il rapporto definitivo della commissione d'inchiesta della NASA, che ha fatto luce assolutamente sia sulle cause che sugli effetti. Quello che è successo, abbiamo avuto un guasto meccanico irreversibile al sistema PLIS, che è lo zaino della tuta, che è quello che fornisce l'atmosfera allo scafandro. Uno di questi sistemi che è andato in avaria è quello che separa il circuito di raffreddamento liquido da quello di ventilazione, che è l'aria, immettendo acqua nel mio casco. Fortunatamente è andato tutto bene, oggi sono qui a parlarne. È stato un buon momento per la NASA, per la storia dell'astronautica, perché abbiamo scoperto un problema al quale non avevamo pensato e adesso possiamo risolverlo. Lei sarà ambasciatore in questo semestre italiano. Qual è il messaggio che porterà in Europa? È molto semplice. Il messaggio è quello che forse io ho visto dallo spazio. Io ho visto un'Europa senza confini e mi sono reso conto che quello dei confini è una perversa creazione di noi uomini, perché in realtà in natura non esistono. Quanto conta, diciamo, l'istruzione per il futuro di un paese? L'istruzione è quello che... è quello che crea il futuro. Quando noi guardiamo gli studenti abbiamo uno sguardo diretto a quello che sarà il nostro futuro. Noi, parlando di studenti, istruendoli, creiamo il futuro che abbiamo domani, quindi è il modo migliore per creare il futuro migliore.